prima la sua Firenze, poi Arezzo e da giovedì l'ultimo lavoro di Leonardo Pieraccioni sarà visibile al grande pubblico. Un fantastico Via Vai, la pellicola interamente girata ad Arezzo, è intanto immortalata in 40 scatti all'interno di una mostra fotografica ospitata dalla Sala Sant'Ignazio. La mostra, dal titolo Sul set di un fantastico Via Vai, sarà inaugurata mercoledì 11 dicembre alle 18 proprio da Leonardo Pieraccioni, che sarà poi presente alla multisala UC Cinemas per la prima aretina. Da giovedì 12 dicembre la pellicola sarà in programmazione in ben 500 sale in tutta Italia. Ad Arezzo i tagliandi per le prime proiezioni stanno già esaurendo. Gli aretini dunque si possono intanto godere i 40 scatti del fotografo Leonardo Baldini, che ritraggono scene del backstage e del cast all'opera. Resteranno esposti fino all'Epifania nella sala espositiva di Sant'Ignazio in via Carducci ad Arezzo, con ingresso gratuito. Che schifo! Arnaldo! Chi è che c'arcula frisbee? Ma sapevo un paraculo! Voi non fate come me, eh? Non sarete mai più forti di così, mai più belli e giovani di così. Lanciate! Se mettete sul 527 del digitale terrestre ci dovrebbe essere un po' di disco music. Dopo di questa marea. Esploderà un fantasma. Sai quando si era ragazzi noi e si andava a mangiare, il conto era troppo salato e che si faceva? Che facevate? Chi arriva ultimo paghi il conto, va bene? Via! I vicini che reclamano, se disturbi ancora un po', ma la tua anima è il sipario ad un fantastico Via Vai. Quant'è? 198. 200 euro. Tieni pure il resto. Grazie. Oh, ti mano addosso no, eh?